20, poi De Moink sarà 32, Visentini a 34 secondi. Siamo passati invece con immagini alla Potenza Vieste. Siamo nel profondo sud, fa molto caldo e la maglia rosa è da alcuni giorni saldamente sulle spalle di Francesco Moser. Abbiamo avuto nella Firenze-Perugia la vittoria di Beccia su Knutzen, nella Perugia-Castel Gandolfo la vittoria di De Vlaeminck su Moser, nella Caserta-Napoli grande impresa del Trentino che si aggiudica la cronometro individuale di 31 km davanti a Knutzen e Saronni. Infine nella Caserta-Potenza di ieri, primo Bortolotto, secondo Beccia. Siamo quasi al traguardo di Vieste. Ecco lo striscione dell'ultimo chilometro. Le prime tappe hanno rispettato quello che erano le attese di tutti quanti, del pubblico, dei critici, dei giornalisti. Tutte queste tappe sono vissute sullo scontro frontale fra Francesco Moser e Giuseppe Saronni. Ed è stata subito maretta. Ci sono state anche delle polemiche fra i due. In ogni volata hanno cercato di superarsi. Ecco la preparazione alla volata. Tutti gli uomini di Moser e di Saronni sono nelle prime posizioni. Siamo agli ultimi 300 metri. Alla corda è la maglia rosa Francesco Moser, che tenta anche oggi di vincere la tappa. Gli si affianca con una tremenda accelerazione De Vlaeminck. All'esterno spunta Saronni, che con un'azione favolosa per potenza e prontezza va a vincere davanti a Moser e De Vlaeminck. Mazzantini, quinto Knutzen. E qui si ha uno scatto d'ira di Saronni. Quando è troppo coloroso l'abbraccio dei tifosi, può diventare veramente una cosa asfissiante. Francesco Moser, intanto, in maglia rosa, continua questo che per adesso sembra un trionfale Giro d'Italia. Anche il problema della congiuntivite sembra superato. Lasciamo le bellissime immagini delle coste